Aveva ragione Indro Montanelli a dire che unico angolo scampato ai tanti massacri è Portofino. Qui il porticciolo è rimasto quello di sempre e anche il monte è rimasto come un tempo. In tutto il promontorio questo è l'unico lembo in cui i boschi sono rimasti boschi e le scogliere scogliere. Nel famedio del piccolo cimitero del Borgo una lapide tra le tante reca incisa una scritta: Jenny Watt von Müller, benefattrice di Portofino. Cosa fece questa donna per meritarsi un pubblico elogio da parte degli abitanti? Il 23 aprile 1945, festa di San Giorgio, patrono del Borgo, Portofino non sarebbe stato che un cumulo di macerie. Fu questa baronessa l'involontaria protagonista di una vicenda che si consumò nelle drammatiche giornate che precedettero la liberazione d'Italia. Forse l'appendice di una colossale spy story internazionale, una storia che coinvolse i servizi segreti delle forze in campo per impedire che prendesse corpo l'operazione Z, ovvero la distruzione di impianti e siti particolarmente significativi tra cui Portofino. Il pericolo per l'incantevole borgo Ligure fu evitato proprio nel giorno di San Giorgio, vigilia della liberazione. Marco Del Pino, siamo qui nella caletta del paesino, del centro più famoso dell'intero mondo, possiamo dire, siamo a Portofino, per un discorso particolare, una storia che è tra leggenda, ricordi, storia vera e che coinvolge da questo piccolo nostro posto tutta una storia dell'Europa. Allora, ecco, vediamo un po', partiamo. La baronessa si chiamava la baronessa Jenny Watt von Mum. Lei era nata in Scozia, però aveva poi sposato il barone eh, von Mum eh, tedesco, che era un discendente della famosa casa di Champagne. E questo decide di regalare alla sua sposa una casa a Portofino e acquista il Castello San Giorgio. Sì, arrivano qui nell'estate del 1910, si innamorano di Portofino, e l'anno successivo il barone Von Müm, eh, acquista da un inglese, Stephen Leck. Una villa che era appunto il Castello San Giorgio, che tra l'altro ha una scritta molto bella di Catullo perché dice: Il pellegrino che arriva dopo aver faticato parecchio attraverso le strade, i sentieri, eccetera, eccetera, giunge a Portofino e quindi è un posto di ristoro, un posto di soggiorno, un posto di tranquillità, di pace. Ecco, e quindi loro vivono in questo paese una parte dell'anno solo per vacanze o vivono spesso a lungo qui? Diciamo che la prima parte fino all'inizio della, della Prima Guerra Mondiale trascorre tranquillamente, e addirittura il barone von Mum eh, realizza, stampa un libro, una sorta di guida che lui donava ai suoi amici con delle immagini bellissime eh, di Portofino e non soltanto di Portofino, della Liguria. Quindi lui descrive, racconta la, questa Liguria, lui è innamorato di questa fetta di Liguria, al punto da pubblicare questo libro, lui era ricco e benestante, quindi si poteva permettere a quell'epoca di pubblicare un libro stampato peraltro dignitosamente e quindi fa questo omaggio a Portofino. Però cosa succede? Che poi eh, scoppia la oh, alla vigilia dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, eh, i tedeschi e gli inglesi non si guardano più con molta simpatia, altrettanto fanno gli italiani nei confronti dei tedeschi, per cui il barone e la baronessa decidono di ritornare in Germania e vengono purtroppo Salutati dai fischi e dalle urla dei portofinesi stessi quindi vengono quasi cacciati ma quando ritorneranno finita la guerra capiranno che comunque quello era un momento dovuto alla storia e eh? quindi gli, i portofinesi interpretavano la situazione politica di quel momento e anzi da quel dopoguerra in poi eh, sia il barone ma soprattutto poi la baronessa entrano in contatto eh, con la popolazione e quindi diventano cittadini a tutti gli effetti di portofino è vero che la baronessa invitava i bambini del posto a prendere il tè a far merenda? Sì, lei ha sempre cercato di inserirsi nella comunità di Portofino, intanto facendo lavorare eh, molte persone. Aveva bisogno di domestici, di inservienti, di camerieri, di giardinieri, quindi ha fatto lavorare le persone del posto. Nello stesso tempo lei cercava appunto di eh, manifestare questo suo affetto anche invitando i bambini di Portofino a prendere la cioccolata d'inverno, la cioccolata calda o il tè eh, o una bibita eh, dissetante durante durante l'estate e lo faceva proprio in un, in un giardino eh, dove appunto riceveva anche gli amici, le amiche eh, stranieri, inglesi e, e tedeschi che frequentavano il borgo. Ecco, allora, arriviamo a un momento cruciale, importante, ma qui in un certo modo si possono dire che si tirano anche le file, le trame di una situazione europea, di un periodo drammatico della Seconda Guerra Mondiale. Qui a Portofino è un incrocio di rapporti internazionali. Intanto bisogna dire, dopo l'8 settembre, eh, Portofino, come tutta l'Alta Italia, viene eh, occupata dalle truppe naziste. Quindi, qui a Portofino c'è stato un distaccamento sostanzioso di 200 uomini, eh, comandati tra l'altro da un tenente della Marina Nazista, questo Ernest Reimers, che è stato il comandante di tutta la guarnigione, ma aveva anche territorialmente la competenza su Santa Margherita, su Rapallo e su altri territori, soprattutto tutto del monte dove c'erano le postazioni antiaeree. Mm. E quindi diciamo che l'occupazione nazista viene vissuta male dai portofinesi perché intanto costruiscono proprio qui sul lungomare, sul, in, questa, in questa fetta di, di, di baia, costruiscono delle difese, dei muri che impediscono di fatto ai portofinesi di andare a, per mare. Lo fanno ogni tanto eh, usufruendo di alcune rientranze di alcune, e quindi eh, chiaramente non potevano lavorare pesca non potevano esercitare la pesca. Eh, diciamo che poi nella, eh, per arrivare alla primavera del 1945, mentre in Italia si sta consumando, in Italia anzi fuori dall'Italia, in Svizzera più precisamente, si sta consumando un intrigo internazionale. Che secondo un giornalista del Corriere della Sera, Ennio Caretto, che ha visionato eh, gli archivi della CIA liberati nel 2001, dice che questo è stato l'intrigo internazionale di spie di tutto il secolo e più importante di tutto il secolo, perché agenti segreti americani e agenti segreti tedeschi lavoravano per una fine anticipata del secondo conflitto, quindi con la capitolazione dell'esercito tedesco. E tutto questo avviene in Svizzera, paese neutrale, grazie all'intermediazione di un maggiore dell'esercito svizzero dei servizi segreti svizzeri, Max Weibel, che è un personaggio fondamentale perché contribuirà tantissimo alla salvezza del nord Italia degli impianti del nord Italia, quindi delle industrie di Milano, del porto di Genova, del porto di Savona, del porto di Trieste, di Venezia e anche di Portofino, perché stranamente Portofino rientrava in questo eh, numero di obiettivi strategici da eh, far saltare eh, al momento della disfatta e quindi creare che in codice, quello che in codice veniva chiamato il piano Z, cioè l'azzeramento totale. I vincitori avrebbero trovato un'Italia completamente disastrata. Marco Del Pino, ecco, certe volte la storia è, interviene con personaggi che magari non sono estremamente noti al grande pubblico, dalla baronessa, ad altre persone che hanno salvato questi nostri piccoli territori da una fine drammatica. Ecco come si è riusciti a evitare che Portofino venisse distrutta, ma anche altri? Chi è intervenuto? Beh, lì c'è molto interessante anche questo quest interesse da parte di. Eh... Uomini della Chiesa a cominciare, non so, da Milano il cardinale Ildefonso Schuster. Sicuramente a conoscenza degli intrighi segreti eh, che si svolgevano in Svizzera in quella primavera del 1945, al punto che lui eh, manda un emissario in Svizzera a Berna per informarsi e poi, in occasione proprio dell'ultimo incontro con il duce con Mussolini, cerca di giocare l'ultima carta, quella di dire intanto in, in, in Svizzera. Eh, i tedeschi stanno trattando con gli americani per la resa anticipata, ottiene l'effetto contrario perché Mussolini si inalbera e quindi decide di portarsi in Valtellina e, e creare il ridotto alpino per fare la bella morte. Però intanto Schuster ha avuto un ruolo fondamentale nella salvezza di Milano e delle industrie del nord Italia. Un altro ruolo fondamentale a Genova l'ha avuto eh, l'allora vescovo ausiliario eh, Giuseppe Siri. Eh, Divenuto cardinale e Giuseppe Siri lavorava per conto del cardinale Pietro Boetto e lui riuscì certamente ad evitare la distruzione del porto di Genova, arrivando proprio anche a minacciare il comandante della guarnigione tedesca del porto, dicendo o oh, eh, rinunciate a questo proposito altrimenti voi non uscirete vivi da Genova. Quindi di fatti il generale Meinold consegna la città nelle mani dell'allora vescovo ausiliario Giuseppe Siri. Questa è storia. Allora, tra la fine del mese di marzo e i primi di aprile i militari tedeschi della Wehrmacht e della marina tedesca cominciano a disseminare di cariche, a fare delle buche, a scavare delle buche, a disseminare di cariche di tritolo, di dinamite eh, i punti strategici. Eh, la piazzetta, certe zone, certe parti importanti, eh, lo stesso castello Brown eh, e tanti altri luoghi strategicamente. Secondo loro importanti e a questo punto i marinai vedono eh, questa scena durante la notte o durante l'alba e a questo punto decidono di avvisare la baronessa e, e quindi c'è questo primo incontro dei marinai con la baronessa e dicono qui eh, bisogna fare qualcosa, bisogna impedire la distruzione del borgo e da lì Parte poi il primo approccio della baronessa con il tenente Reimers, e ci sono delle testimonianze anche molto importanti, perché questo primo incontro ebbe due testimoni importanti, eh, tra cui la signora Manzitti e Falc, la signora Falke, che accompagnarono la baronessa durante il primo colloquio con il tenente Reimers. Siamo sul sentiero, sulla stradina che porta da un lato al Castello Brown e dall'altro alla Chiesa di San Giorgio. Alle nostre spalle era qui un tempo, ed è ancora oggi, ma non è usato, il cancello che permetteva di scendere direttamente dalla casa della Maronessa von Mum a. Il giardino sottostante dove era abituata a prendere il tè. Ecco, qui avviene qualcosa di particolare su questo stradino. Marco Delpino c'è un nuovo incontro, il secondo incontro. Questo è il secondo incontro e questo avviene la mattina di sabato 21 aprile 1945. È una giornata fredda di libeccio e la baronessa incontra il tenente Reimers proprio su questo sentiero e quindi chiede di parlare ancora e cerca di convincerlo e questa volta usa le armi della poesia, usa, cerca di, di farlo ragionare eh, facendo capire che Portofino non è un obiettivo strategico, non è un obiettivo militare e quindi lei che è portofinese tra di adozione cerca di far capire ad un soldato, ad un militare che ha potuto assaporare probabilmente qualche sera al tramonto o qualche mattina l'alba da Portofino e incantarsi di fronte a questa bellezza della natura e cerca di convincere e dire Portofino è semplicemente un borgo di pescatori lei non può assolutamente distruggere questo borgo perché non è un obiettivo militare. Il eh, Reim a questo punto cerca di svincolarsi dal, dal, dalla stretta eh, della baronessa e, e cerca di risalire sul sentiero, quasi in preda a, a, ad un momento, ad uno stato di agitazione e di ira, e dice, baronessa, io devo eseguire degli ordini. Gli ordini sono ordini e non si discutono. Io ho cercato di eh, assecondarla in tutti i sensi, però adesso lei non può assolutamente impedirmi quello che io devo fare, perché io ho degli ordini ben precisi e gli ordini sono la distruzione. Di Portofino. Allora a questo punto parte quasi una sorta di maledizione da parte della baronessa, dice lei: il male che farà lo sconterà non soltanto lei, ma lo sconteranno i suoi figli e i figli dei suoi figli, perché Portofino distruggere Portofino significherà distruggere un'opera d'arte di Dio. Ecco, allora noi ci spostiamo leggermente un attimino qua lungo eh, questo nostro sentiero, abbiamo proprio questa immagine, possiamo prendere da qua, di una vita serena. All'interno di questo territorio, e cioè la baronessa viveva qui abbastanza a lungo, era, era un personaggio noto, un personaggio amato. Come è venuta a sapere la baronessa di questa faccenda della distruzione, dell'obbligo di distruggere Portofino? Allora, la baronessa si era, era riuscita ad inserirsi nel contesto della realtà di Portofino, al punto che addirittura parlava persino in dialetto alcune frasi, alcune parole, quindi era riuscita anche ad entrare nella, eh, nella, nella logica, nell'idea nell degli abitanti che la consideravano una di loro. No? Allora succede che eh, i primi di aprile del 1945 alcuni marinai vengono a scoprire che i tedeschi, i militari tedeschi, stavano minando. Stavano inserendo delle cariche di dinamite lungo le calate e tutto questo, poi il giorno della partenza, sarebbe significata la distruzione totale di Portofino. Allora avvisano la baronessa e si rivolgono a lei perché? Perché la baronessa, eh, scozzese di nascita, ma avendo sposato un nobile, eh, un barone tedesco, a questo punto aveva l'autorità di poter andare a parlare con Reimers, nello stesso tempo, quindi un connazionale tutto sommato, tra virghe anche se la baronessa era tedesca di adozione e poi conosceva soprattutto quindi era il legame tra la popolazione e il comando tedesco e quindi la, la, la pregono di eh, intercedere e eh, di andare a parlare con Reimers e quindi questo è, è il primo contatto. Ecco, allora noi a questo punto facciamo un pochettino un salto, andiamo su verso la chiesa di San Giorgio, perché vediamo un po' da un altro punto di vista, dal punto di vista di chi abitava e viveva da sempre queste zone, il rapporto tra il mare, la fede, il vivere e quindi il rapporto anche tra, con le persone che sono venute a scoprire questo paese venendo da terre lontane di culture diverse. Allora ce ne andiamo sulla piazzale della chiesa di San Giorgio. Due mari, un mare piccolo, un mare immenso, ecco un rapporto degli abitanti di Portofino con il loro mare che è una strada, è un viaggio per gli abitanti di Portofino. Ecco, allora ripartiamo su questo viaggiare e su questo essere legati a un mare. Beh, andiamo indietro nel tempo, arriviamo ai tempi delle crociate. E, e, I portofinesi, reduci dalle crociate, eh, portano le reliquie di San Giorgio attraverso proprio il lungo sentiero in salita fino ad arrivare a quella che poi appunto diventerà la chiesa di San Giorgio, il santuario di San Giorgio. E qui vengono custodite le, le reliquie del santo, del santo martire, ma il santo anche solare che sconfigge il drago, che sconfigge il male. E allora tutti gli anni, in occasione della festa di San Giorgio, c'è questa benedizione duplice benedizione, da una parte la benedizione del mare, del mare piccolo da cui si parte, quindi da cui i pescatori, i marinai di Portofino, i guerrieri che andavano alle crociate, i portofinesi che andavano alle crociate, partivano e poi il mare grande da cui un giorno poi si deve ritornare, quindi il grande mare, la grande distesa azzurra da cui poi si ritorna e questa duplice benedizione è simbolica e in un certo qual senso il santo della luce e tutto questo accade appunto nel, nel momento della fine di aprile. Quando praticamente il Santo della Luce eh, chiude una stagione e apre una nuova stagione. Anche questo è un simbolo. Difatti, il falò di San Giorgio è proprio una conseguenza di, del fatto di dire ci lasciamo alle spalle l'inverno, il triste inverno, e apriamo verso la nuova stagione. Stagione che per Portofino significa anche turismo di questi tempi, significa anche eh, vita. Allora, intanto dobbiamo distinguere: esiste il portofinese della costa e il portofinese della terra, quindi del monte di Portofino. E allora sono due mondi anche diversi, che però si intersecano perché molto spesso il marinaio era anche contadino e viceversa, quindi, e per necessità, il contadino diventava marinaio, andava alla scoperta di una nuova terra, quindi il percorso attraverso il mare. E quindi ecco una popolazione anche umile se vogliamo, perché è abituata a, a faticare per poter sopravvivere, a faticare sia la terra e poi alla ricerca di un mare che sappiamo bene il Mar Ligure non è un mare pescoso, bisogna andare molto a largo per pescare qualcosa. E quindi questa difficoltà, da quando poi Portofino è stata scoperta dal turismo beh, è cambiato tutto. Vittorio Girossi diceva che era come, non so, avere una grande torta e ciascuno, ciascun abitante. Poteva tirar fuori il coltellino del pescatore e tagliarsi la sua fetta di torta. No? E quindi diceva la rivoluzione turistica è stata la rivoluzione più rivoluzionaria di tutta la storia perché ha insegnato agli uomini a eh, non faticare e a guadagnare lo stesso e a guadagnare anche bene. Ma, diciamo che prima il portofinese doveva sudarselo questo guadagno. Castello di San Giorgio abitazione della baronessa von Mumm. È un uh, viaggio lungo nella storia, nel tempo, sia di questo castello, sia della vita e della storia della baronessa. Marco del Pino, noi siamo arrivati al punto cruciale del racconto che fino a qui abbiamo fatto. Ecco, allora siamo in quella che era la sua casa. Noi e eh, vediamo un pochettino qual è il termine di questo racconto di Portofino. Allora la sera del 23 aprile 1945, il giorno della festa di San Giorgio, a verso le 19, <coughs> era già buio ovviamente, quindi eh, un'ombra furtiva sale su per il vicoletto e arriva fino a suonare il portone di, del castello San Giorgio. La domestica che apre il portone e questa ombra furtiva chiede di parlare urgentemente con la baronessa. Dice, io devo assolutamente parlare con la baronessa. Dopo un'attesa durata 5-10 minuti, finalmente eh, riesce a parlare con la baronessa e dice, so tutto quello che lei ha già fatto, so degli incontri che ha avuto già con il tenente Reimers, però... Eh, baronessa, lei deve fare un ultimo tentativo, l'estremo tentativo. Lei deve andare subito, urgentemente, a parlare con Reimers e citare una frase in codice. Lui capirà certamente, o potrebbe capire. Lei deve dire che domani il sole sorgerà ancora. Dopo un altro quarto d'ora, la baronessa eh, parte dal castello e arriva fino al... Sede della guarnigione nazista a Villa Braun, al castello Braun, e chiede di parlare insistentemente con il comandante Reimers, il quale la riceve mentre in cucina sta consumando una frugale cena. A questo punto la baronessa lo interrompe e dice: eh, Tenente, sono arrivata qui per darle un ultimo, eh, per darle un ultimo messaggio, duro, secco, significativo. Io non so che cosa stia accadendo qui e altrove, le dico soltanto: domani il sole sorgerà ancora. Ecco, questo è il senso dell'operazione Sunrise. Io non so se la baronessa era al corrente, resta il fatto che dice: 'Domani il sole sorgerà ancora.' E quindi a questo punto passa la notte e il giorno dopo, il 24 aprile 1945, verso la tarda mattinata, le truppe naziste guidate da Reimers abbandonano Portofino senza far saltare nulla, semplicemente bruciando un po' di maserizie, un po' di documenti, abbandonano Portofino, Portofino è salva. Però l'epilogo è avvenuto la sera di San Giorgio, la festa del patrono del borgo. Grazie a questa parola in codice misteriosa, magica, Sunrise, domani il sole sorge ancora. Marco Del Pino, eh, tu hai appunto scritto questo interessante libro e hai recuperato questa figura, perché molto spesso sono dimenticate queste importanti persone che hanno dato... Lustro, ma che hanno anche dato un senso al vivere in un territorio. Ora, qui lui, la, la baronessa è sepolta nel cimitero di Portofino, ecco e anche qui forse è leggermente dimenticato questo suo atto, questo suo aver agito. Come sei riuscito a trovare tutto il materiale, i ricordi, i racconti? E hai trovato ancora chi ha conosciuto la baronessa? Ho trovato chi ha conosciuto la baronessa e voglio dire che comunque la baronessa è nel cuore dei portofinesi, è rimasta nel cuore dei portofinesi. Me ne sono reso conto proprio dopo l'uscita di questo libro, quindi una storia poco conosciuta al di là dei confini di Portofino, perché si inquadra comunque anche in, una grande intrigo, in un grande intrigo internazionale. Ecco, noi siamo sempre all'interno di questa bellissima struttura. Siamo nei giardini che danno proprio a picco sul mare, c'è da poter visitare tante parti. E vi sono delle bellissime foto anche che rappresentano proprio, riprendono i membri della famiglia, tutti i personaggi anche all'interno di questo palazzo, di questa, di questa villa. Abbiamo detto eh, Fomum, abbiamo detto Brown, Castello Brown. Ecco. Il mondo della Portofino, della nobiltà internazionale. Anche questo essere una città così, un posto così internazionale, da tantissimi anni, può aver salvato Portofino. Ma direi di sì. Intanto c'è da dire che Portofino è stata scoperta alla fine dell'Ottocento. Anzi, esattamente nel 1870 il primo visitatore, eh, il primo turista era Lord Carnavon. Eh, che venne qui a Portofino e quindi si innamorò di, questo, di questa gemma, eh, fu eh, prima scoperta dai tedeschi e dai, dagli inglesi. E poi successivamente soltanto dopo la fine della, della prima guerra mondiale dagli italiani. Gli italiani arrivarono dopo. Arrivarono con Salvatore Gotta, mm. arrivarono con Raffaele Calzini, un giornalista del Corriere della Sera, che poi convinse Gotta a venire a Portofino. E Gotta si innamorò pure lui di Portofino, restò per anni legato, addirittura faceva una rubrica su Topolino e eh, eh, c'era la, la foto di, di Salvatore Gotta e la finestra su Portofino, quindi questo era il grande amore. Ecco io dico una cosa Portofino ha sempre avuto degli angeli custode nel corso di questi suoi secoli anni o perlomeno ultimi anni, Salvator Gotta Indro Montanelli, la baronessa Fonmume, però io penso che i veri angeli custodi siano soprattutto i portofinesi perché hanno saputo conservare questo gioiello della natura. Non a caso Portofino rientrava in questo piano diabolico di distruggere eh, dei, dei, dei siti strategicamente importanti, militarmente importanti. Ma che c'entrava Portofino con la distruzione di altri? Ecco, Portofino era individuata come l'essenza della bellezza. E allora il libro che ho cercato di. che ho scritto e ho cercato di raccontare è proprio questa lotta tra il bene e il male, tra la bellezza e la bruttura. Ecco, e quindi vince questa volta, come in tutte le belle favole, vince il bene, vince il bello. E allora la salvezza di Portofino si, sta, si inquadra in questo, in questo contesto, laddove appunto Portofino, grazie anche a eh, tedeschi, americani, inglesi prima e poi italiani dopo, hanno apprezzato questa gemma eh, mondiale e hanno fatto in modo di conservarla ancora e di conservarla ancora per i nostri figli, per i nostri nipoti e così via nei secoli. Grazie.